Sì, buongiorno, mi chiamo Ravizza Vinicio, faccio parte dell'area di Bergamo, sono sindaco della sezione area di Bergamo. Siamo qui oggi, ci hanno invitati l'amministrazione di Clusone per fare una dimostrazione in caso di emergenza, qualsiasi cosa, con mezzi di fortuna, riuscire a fare collegamenti con mezzi di fortuna. Pezzi di filo, un pezzo di canna da pesca, un pezzo di transenna. Stiamo facendo vedere che anche con queste cose qui, che non sono robe sperimentali, riusciamo a collegare tutto il mondo senza problemi. Abbiamo collegato europei, tedeschi, francesi, russi, giapponesi, tutto il mondo arriva, perché c'è una gara che sta facendo, che dura 24 ore e consiste nel collegare più gente possibile al mondo. Con mezzi di fortuna stiamo facendo questa gara per dimostrare che con mezzi di fortuna, con 4 lire, si può fare tanto. Allora, ad esempio, abbiamo visto un coltellino, abbiamo visto proprio oggetti comuni. Certo, allora, siamo in Africa, perché io vado parecchie volte in Africa, non abbiamo un tasto per la telegrafia, con un pezzo di coltello, un pezzo di filo dimostriamo che riusciamo a fare dei collegamenti. Lima Zulu 8HQ LZHQ, stazione HQ della Bulgaria. Box. Con mezzi di fortuna abbiamo costruito un tasto telegrafico e vediamo se ci sentono. Con la Bulgaria, con un misero coltello, un pezzo di filo, abbiamo collegato la Bulgaria. Cosa vi siete detti? Gli ho dato il mio nominativo con la sezione che è IQ2BG, lui mi ha risposto il suo che è Lima Zulu 7HQ, mi ha dato il suo rapporto e gli ho dato il mio rapporto 5-9, è un segnale di rapporto per vedere come arriviamo in Bulgaria. Ecco, fate spesso queste esercitazioni? Sì, diciamo, quando ce le chiedono per imparare, divertirsi e fare cose senza materiali particolarmente utilizzati, si riescono a fare grandi cose. Ecco, senza impiegare il telegrafo e la radio, come si fa a trovare l'associazione? Niente, noi, la nostra associazione è l'area di Bergamo, ci troviamo in via Azzano San Paolo, in via Zanica, tutti i venerdì sera ci troviamo lì e lì c'è la possibilità di poter imparare a operare sia con la radio che in fonia, in telegrafia, in modi digitali. Siamo in circa 120 iscritti all'area di Bergamo e ci divertiamo a collegare tutto il mondo, altri remotori licenziati come noi.